Ragazzi, benvenuti in questa puntata della Computer Museo. Sì, lo so, a parte per i capelli blu, cioè sembra proprio un pirla con questi occhiali che, detto sinceramente, non hanno senso. Infatti sembrano occhiali 3D, la qualità sembra buona, a parte per l'audio che fa un po' schifo, ma comunque devo dire che sono veramente molto molto belli in fattore di qualità di video e di bitrate, mentre per realtà indossarli è quasi una vergogna, per farvi capire. Comunque, riguardante la qualità costruttiva è veramente molto scarsa, però adesso quest'oggi andremo a fare praticamente un test video di questi occhiali. Andiamo a vedere. Allora, innanzitutto adesso facciamo delle riprese esterne per vedere la qualità effettivamente costruttiva. Andiamo a fare una carrellata praticamente semplice, cioè girando la testa da destra a sinistra e poi facendo anche qualche scatto, come magari si può succedere ad esempio nel girare velocemente la testa o roba del genere. Detto sinceramente, ho visto che la qualità è piuttosto che buona anche per i 20 euro che ne costano, quindi è veramente molto bello, a parte appunto per gli occhiali che sembrano quasi una pagliacciata, per farvi capire, non è che siano qualitativamente costruiti per sembrare finti, ma sembrano più una presa in giro, cioè l'unica dove non verresti beccato sarebbe il cinema, per farvi capire, ma non c'è altro. Comunque sono abbastanza decenti. Per ora questo test video velocissimo è tutto, ci vediamo a un prossimo episodio, ciao ragazzi!